Il Teramo protagonista dell'ennesimo pomeriggio show di Victor Osimhen. Il Napoli si aggiudica l'amichevole di lusso del Patini di Castel di Sangro. Lo fa con un 4-0 che porta tre firme del centravanti nigeriano. Diavolo senza Cancellotti, out per una tendinite, col 4-2-3-1 con Cianci unica punta, ma subito sotto proprio con Osimhen al terzo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo corretto da Lozano e ribadito in gol. La squadra di Massimo Paci prova a replicare proprio con Cianci, conclusione alta e sempre con l'attaccante liberato da un'ingenuità di Koulibaly, mancando il lob, stoppato senza particolari problemi da Ospina, ribadendo il buon approccio dei biancorossi in avvio, ma trafitti nuovamente dal Napoli al minuto 13, stavolta proprio con Lozano, che sfrutta l'asse con Politano, uno dei migliori della formazione di Gattuso. Il messicano dal vertice dell'area di rigore prende la mira e fulmina Valentini con una battuta imparabile che si insacca all'incrocio dei pali. Gol stupendo quello di Lozano e che di fatto congela una gara nella quale, come prevedibile, è sempre la formazione partenopea ad avere il controllo del gioco, provando delle fiammate come quella di Politano che scappa via a Mungo e Crisini e spara col sinistro verso Valentini senza trovare lo specchio della porta. Strozzato ma comunque insidioso invece il diagonale che sempre Osimhen prova al 25esimo, Valentini si allunga e disinnesca il destro sporco del nigeriano. Nella ripresa tanti cambi per Massimo Paci, ma sugli scudi è ancora Osimhen. Stavolta liberato da un errore marchiano del neo entrato soprano e servito verticalmente dall'assist con il contagiri di Younes. Battuta a raso terra e un altro neo entrato, Lewandowski, non può fare altro che raccogliere il terzo pallone in fondo al sacco. Lo stesso soprano però si riscatta un giro di lancette dopo quando ribatte la conclusione di Osimhen da buona posizione e non permette al nigeriano di poter ribadire con la seconda conclusione. Appuntamento col tris però solo rimandato per il neo acquisto del Napoli. Politano si infila nella traccia verticale, il servizio al centro è fin troppo comodo. 4-0 per il Napoli, tripletta per Osimhen, gara che regala solamente lo spunto di Pinzauti che resiste a Koulibaly e arma il destro di Mungo al lato non di molto. L'ultima conclusione di Ciciretti fuori misura chiude il match col Teramo che domani se la vedrà con la primavera della Roma al Bonolis, ma che aspetta ancora notizie positive sul fronte mercato. Indicazioni positive nei primi 60 minuti, la squadra ha retto bene, peccato non il gol iniziale sul calcio d'angolo, quello dispiace un po', però la squadra ha dato segnali in fase di non possesso buoni, abbiamo tenuto contro una squadra forte e poi anche in fase di transizione abbiamo avuto tre palle gol, ricordo, non finalizzate, ma alla fine era la partita che mi aspettavo. Poi è venuta fuori la stanchezza, noi siamo partiti 10 giorni fa, 10 giorni di doppia, era inevitabile, no? Un calo fisico nel finale, ma questo ci sta. Quello che interessa a me è il fatto di il primo passo, no? Nel non accettare la sconfitta. Infatti il primo tempo, ma anche per 25 minuti del secondo tempo si è visto questa cosa qua. Dare continuità, nel senso che siamo all'inizio, dopo 10 giorni è impensabile vedere qualcosa di diverso, soprattutto contro una squadra forte come Napoli. Anche con la Ternana sono stati 25 minuti buoni e poi si è calati fisicamente, è normale, è un processo di crescita che dobbiamo avere, siamo all'inizio. Oggi ho avuto indicazioni buone, la fase di finalizzazione non ce l'abbiamo ancora perché siamo stanchi, siamo partiti da 10 giorni e per il resto sono molto contento. Dovremmo lavorare, era inevitabile oggi soffrire un po' il possesso palla del Napoli, ci sta. Ma ci siamo difesi bene, alla fine non abbiamo concesso tante palle gol e c'è da lavorare un po' su tutto.